Bentornati in soffitta. Oggi voglio raccontarvi la storia di una donna che un tempo brillava sul grande schermo, incantando il pubblico con la sua bellezza e il suo talento. Ma la sua vita è stata segnata da una serie di eventi che l'hanno portata inesorabilmente verso il declino. La protagonista di questa storia è Karin Schubert, un nome che forse vi suona familiare, ma di cui forse non conoscete tutti i dettagli e le difficoltà che ha affrontato lungo il suo cammino. Questa è la storia di un'altra donna rovinata dal mondo dell'hard. Se vi siete persi una puntata del podcast, vi lascio il link in descrizione, mi raccomando scrivetemi un commento. Karin Schubert è stata una figura emblematica nel mondo dello spettacolo, ma la sua vita è stata segnata da un triste declino. Nata il 26 novembre del 1944 ad Amburgo, in Germania, Karin ha iniziato la sua carriera come modella e successivamente si è trasferita in Italia per lavorare nel cinema. Ha avuto un figlio dal suo primo matrimonio con un impiegato della Opel, ma il loro matrimonio non ha resistito alle difficoltà e si sono separati. La sua vita è stata segnata da momenti estremamente oscuri e tormentati. Il 2 settembre del 1994, nel cuore di una notte cupa, Karin Schubert si trova in una villa isolata. In quel tragico momento decide di porre fine alla sua esistenza tentando il suicidio con mezza bottiglia di vodka e 30 pasticche di barbiturici. Fortunatamente le sue azioni non passano inosservate e viene trovata in tempo. Gli aiuti arrivano tempestivamente e riescono a salvarla dalla morte imminente. Il giorno successivo, in un'intervista al Corriere della Sera, Karin confessa, senza mezzi termini, le ragioni che l'hanno spinta a compiere quel gesto estremo. Afferma di non avere una famiglia, né amici, né soldi, né un futuro luminoso. Si sente completamente dimenticata e abbandonata dal mondo. In un'intervista lei ha detto, mi pare dopo un tentato suicidio, che non c'era più niente per cui valesse la pena di vivere. Ha cambiato idea? No, non ho cambiato idea. E perché era arrivata a quella conclusione? Perché mi sembrava di lottare e non vedevo per che cosa. Nelle sue parole emerge un profondo senso di amarezza e rabbia nei confronti della società e dei media. Karin accusa la stampa di sfruttare la sua discesa nel baratro e accontentare la morbosa curiosità dei lettori. Si considera un oggetto di scandalo e pettegolezzo, una nelle stesse parole della star. In quel momento di estrema disperazione, Karin vede il suo gesto come la prova tangibile del suo fallimento, come segno indelebile della sua caduta in basso. Che rapporto ha con la gente? Come si sente giudicata? Malissimo. O come oggi al giornalaio che compra il giornale e mi vede uno che porta i giornali. Karin Schubert. Mi pesa. Sarà pure la puta coscienza che ho, come ste. Tuttavia, nonostante il primo tentativo di suicidio sia stato sventato, la lotta interiore di Karin continua. E il 20 maggio del 1996 decide nuovamente di affrontare la morte, questa volta respirando gli ossidi dal tubo di scappamento della sua auto. Ancora una volta, fortunatamente, riesce a salvarsi e viene dichiarata fuori pericolo, anche se con una prognosi di 15 giorni. Questi due tragici eventi, segnati da un profondo senso di disperazione e solitudine, testimoniano la fragilità emotiva di Karin Schubert e la sua lotta interiore per affrontare i demoni che la tormentano. Sono momenti che svelano il lato oscuro di una stella decaduta, gettando luce nella sua vita segnata da alti e bassi, da trionfi e profonde delusioni. La vita di Karin Schubert rappresenta un monito sull'importanza di affrontare le sfide della vita con comprensione e sostegno. È una testimonianza che ci invita a riflettere sulle conseguenze del giudizio altrui e sulla necessità di tendere una mano a chi lotta con le proprie debolezze. La storia di Karin Schubert ci ricorda che dietro il velo della fama e del successo può celarsi una solitudine profonda e un desiderio disperato di trovare un senso di appartenenza ed affetto. Lei appunto mi ha detto un giorno che non aveva mai fatto hard, se non avesse avuto il problema del figlio, che comunque era schiavo dell'eroina, e gli ha venduto non solo i mobili di casa, ma tutto quello che trovava. Il cane Schubert aveva molto male il fatto di fare hard, era una persona molto triste.
Ma partiamo dall'inizio. Uniamoci dunque per esplorare il percorso di Karin Schubert, una donna che ha conosciuto le vette del successo e gli abissi della disperazione. Attraverso la sua storia potremo approfondire le sfide che ha affrontato, le difficoltà che ha dovuto superare e le lezioni che ha imparato durante il suo cammino. Iscriviti al canale per non perderti tutte le puntate del podcast. La sua carriera inizia nel 1967, quando viene notata da alcuni fotografi ad una festa in costume e inizia a lavorare nel campo della moda. Dopo un paio d'anni, sempre per lo stesso motivo, passa al cinema. Tra i suoi primi film importanti, Satiricosissimo, una parodia del satirico di Fellini, e I due maghi del pallone con Franco Franchi e Ciccio Garcia. I primi anni della sua carriera la vedono presente in numerosi film comici, appartenenti al filone della commedia sexy all'italiana. Il ruolo più importante interpretato è sicuramente quello di coprotagonista in Quel gran pezzo dell'Ubalda, Tutta nuda e tutta calda, un classico del decamerotico, in cui Karin interpreta il ruolo della moglie di Pippo Franco. Ma che te sei fatta l'andro bagno? Non te l'hai già fatto quando sono partito 6 mesi fa? Volevo essere a Concia per il vostro ritorno. E chi t'ha detto che ritornavo? Quella vecchia striga? Ma da vostro... Mozzica sempre? Oh no, fu lo mio amore. E poi, nelle condizioni in cui vi trovate, penso che questo bagno caldo serva a meraviglia anche per voi. Se l'acqua non s'offende. Da ricordare la sua presenza anche in La dottoressa sotto il lenzuolo del 1976, un sottoprodotto del filone infermieristico che si regge esclusivamente su qualche scena di nudo e su scherzi che riescono a malapena a strappare un sorriso. Sul finire degli anni 70 compare 2 volte nelle pellicole del filone di Emmanuel, Emmanuel Nera ed Emmanuel perché violenza alle donne? Attrice da sempre oscillante tra la commedia boccaccesca e le pellicole a sfondo erotico, a partire dai primi anni 80 la sua presenza nella cinematografia ufficiale si dirada sempre di più, finché, come tante sue colleghe di quegli anni, Karin decide di compiere il passo definitivo verso il cinema a luci rosse. Tuttavia, la vita di Karin ha preso una svolta negativa a causa dei problemi personali che ha affrontato. Il figlio è diventato tossicodipendente, mettendo a dura prova la stabilità emotiva e finanziaria. Per sostenere il figlio e mantenere il suo stile di vita, Karin ha accettato di posare per un servizio fotografico OSE per la rivista Men. Le sue foto sono state affisse su manifesti di tutta Italia, ma questo è stato solo l'inizio di una discesa verso il mondo del cinema a luci rosse. Con le necessità finanziarie che aumentavano, Karin ha accettato l'invito di girare film hard con attori come Rocco Siffredi. Questa scelta ha contribuito a danneggiare ulteriormente la sua reputazione e a farla scivolare sempre più in basso. Nel 1988 è stata perfino arrestata mentre girava un film hard in un ristorante. Il suo ultimo film è stato Cappuccetto Rosso X, in cui ha interpretato la parte della nonna. Nonostante il suo coinvolgimento nel cinema a luci rosse, Karin ha sempre sostenuto di essere stata spinta dalle necessità finanziarie legate al sostentamento del figlio tossicodipendente. Dopo aver lasciato l'industria dell'hard, ha riferito di essere stato oggetto di tentativi di coinvolgerla in giri a luci rosse con escort di alto bordo. Questi fatti poco chiari e le accuse di essere coinvolte in attività illegali legate alla prostituzione hanno gettato ulteriori ombre sulla sua figura. La vita di Karin Schubert è stata caratterizzata da momenti di profonda tristezza e solitudine. Ha lottato con la mancanza di una famiglia, amici e di un futuro sicuro. Questo senso di abbandono e il peso dei suoi fallimenti hanno portato a quei 2 tentativi di suicidio di cui ho parlato, uno del 1994 e l'altro del 1996, entrambi sventati in extremis. In un'intervista televisiva dell'ottobre del 1994, Il Fatto di Enzo Biagi rivelò di aver subito molestie da suo padre all'età di 11 anni. Nonostante tutto, Karin ha cercato di affrontare i fantasmi del suo passato, scrivendo e pubblicando un libro sulla sua vita, in Germania, anche se in Italia è ancora attesa di trovare un editore interessato. Questa autobiografia è stata caratterizzata da un forte senso di autocritica, ma ha anche rivelato un terribile segreto, la violenza del padre. Oltre alle sue battaglie personali, ha anche affrontato le conseguenze della sua fama di caduta. Sentiva di essere diventata solo un oggetto di morbosità per il pubblico e i media, una prova del suo fallimento come star. La sua situazione finanziaria precaria e la mancanza di opportunità lavorative l'hanno relegata all'oblio, vivendo in una villa in affitto a Menziana tra Roma e Viterbo con i suoi 6 cani come unica compagnia. Nonostante ciò, Karin è stata in grado di trovare un po' di stabilità grazie all'appoggio di un uomo più anziano di lei, che l'ha sostenuta e pagato l'affitto.
Anche se inizialmente Karin non era innamorata di lui, alla fine ha deciso di sposarlo, forse nella speranza di colmare il vuoto della sua triste esistenza. Nella sua carriera, Karin Schubert ha attraversato diversi generi cinematografici, recitando in film d'autore, commedie, film erotici, nel cinema art, naturalmente. Ha avuto ruoli interessanti e ha lavorato con registi di fama internazionale, ma il suo coinvolgimento nell'industria pornografica ha inevitabilmente danneggiato la sua reputazione e ha contribuito al declino della sua carriera. Oggi Karin Schubert, giunta all'età di 79 anni, vive una vita lontana dai riflettori, lontana dai fasti e dalle luci del successo che un tempo la circondavano. La sua storia è un esempio di come una star brillante possa essere sopraffatta dalle difficoltà personali, dall'isolamento e dalle scelte sbagliate, e un monito sulle conseguenze che possono derivare dalla ricerca disperata di un sostegno finanziario e dalla mancanza di stabilità emotiva. Il tragico declino di Karin Schubert rappresenta un avvertimento sulla fragilità dell'industria dello spettacolo e sottolinea l'importanza di un sostegno sociale e familiare solido per affrontare le sfide della vita. La sua storia rimane un simbolo di come la fama e il successo effimeri possano lasciare un vuoto interiore che può essere difficile da colmare. Ma quella di Karin non è che una delle tante storie tragiche legate al mondo del cinema a luci rosse. Clicca sul video accanto per scoprire cosa è successo a quest'altra famosissima star. E se il video ti è piaciuto, lasciami un like e condividi. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui, sulla soffitta di Pippo.